Assessore Campitelli, una bella notizia per la città di Lanciano, finalmente avvia la riqualificazione del parco Diocleziano, 45 milioni di euro che prevederanno cosa? 45 milioni di euro è il finanziamento complessivo che noi come Regione Abruzzo siamo riusciti a intercettare presso gli uffici dei ministeri a Roma. Abbiamo presentato 3 progetti da 15 milioni di euro e ci sono stati quindi riconosciuti e assegnati quindi tutti e tre i progetti, che significa che abbiamo centrato appieno gli obiettivi che ci aveva comunque posto il ministero. Riguarda la qualità dell'abitare, noi vogliamo aumentare la qualità di vita degli abruzzesi, abbiamo con questo progetto Pinqua finanziato più di 63 comuni di tutta la regione Abruzzo, più di 89 interventi su tutta la regione Abruzzo, prevediamo quindi tutti elementi che comunque ci portano verso una migliore qualità di vita degli abruzzesi, la qualità dell'aria e una grande attenzione ai soggetti fragili. Uno di questi progetti è il rifacimento e la riqualificazione del Parco Diocleziano a Lanciano, un'area di 24.000 metri quadri che oggi verte in una situazione di abbandono, con 1 milione di euro finanziato quindi attraverso il progetto Pinqua, sarà prevista quindi la riqualificazione complessiva di questo parco, quindi con piste ciclopedonali, con attrezzature quindi ginniche, area diciamo ginnica per i più giovani, area fitness per gli over 60 anni, parco giochi per i bambini dai 3 ai 14 anni, soprattutto parco giochi inclusivi, quindi anche per i bambini meno fortunati, ci saranno delle librerie all'aperto, ricariche per le bici elettriche e quant'altro, proprio per rendere questo parco fruibile e degno di un parco all'interno nel cuore della città di Lanciano. Sindaco, questa mattina l'annuncio finalmente di un finanziamento anche bello importante da parte della Regione, adesso in un certo senso dopo i lavori la palla passerà al Comune per la gestione di un'area che è grandissima e che purtroppo è stata anche sfortunata, diciamo così, nelle precedenti gestioni. Come si pensa di gestire prossimamente il Parco Diocleziano? Beh, l'anno scorso abbiamo condiviso con la Regione Abruzzo l'idea di questo progetto Pinqua, perché l'area del Diocleziano, trovata in uno stato di abbandono totale, ci sembrava la più adatta. E la Regione Abruzzo ha avuto finanziati tanti progetti, tra i quali questo progetto che riguarda circa 1 milione di euro, riguarda il Parco Diocleziano. Adesso è necessario, la gestione del progetto sarà fatta direttamente dalla Regione Abruzzo e penso che può darsi che per la fine dell'anno, inizio anno nuovo, i lavori verranno appaltati. Naturalmente però adesso dobbiamo capire come gestire al meglio una struttura che rimetteremo a nuovo in tutti i suoi spazi, ci saranno anche spazi per la lettura, riciclo dell'acqua, insomma sono tutte che riguardano la sostenibilità ambientale e dobbiamo capire come fare, sicuramente faremo un avviso per vedere se qualche associazione o cooperativa vuole gestire quella struttura, altrimenti saremmo costretti a gestirla noi direttamente e la cosa diventa piuttosto complessa sotto tutti i punti di vista. Ce n'è una grande necessità di spazi verdi come quello, perché ce ne fanno richiesta ad esempio i turisti che arrivano e vorrebbero pranzare al sacco. Mi piace ricordare che è facile l'accesso sia dall'ingresso all'auditorium Diocleziano, che è un accesso dolce che sarà ripulito e ristrutturato, sia eventualmente con gli autobus si può arrivare tranquillamente al parcheggio sotto a via Perfrisa, alla curva quella più grande dove c'è anche un bellissimo parcheggio e quindi anche per i diversamente abili può essere di facile accesso. Qualcheduno ha ventilato per il futuro un piccolo ascensore, ma insomma adesso pensiamo a ristrutturare il parco, poi vedremo se ci sono le condizioni anche per mettere un piccolo ascensore.